Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. IRAP più cara per banche, assicurazioni, autostrade e trafori. Lo prevedono due mozioni approvate dal Consiglio regionale che impegnano la Giunta ad aumentare l'aliquota dello 0,15% per banche e assicurazioni e dello 0,5% per autostrade e trafori. 7,4 milioni di euro, il maggior gettito previsto nelle casse regionali. Marco Grimaldi, Sinistra Ecologia e Libertà. Ci siamo presi l'impegno a ripensare e rimodulare l'IRAP anche per quelle attività produttive che vogliono insediarsi in siti dismessi, per tutte quelle attività di rilevanza sociale e anche una misura che possa premiare, diciamo, le attività piemontesi che rimangono nel territorio, ma soprattutto disincentivare chi ha spostato la sede fiscale e legale all'estero. Claudia Porchietto, Forza Italia. Aumentare l'IRAP a banche, a soggetti finanziari e alle autostrade significa un extragettito per la regione, però camuffato, perché saranno i cittadini che con gli aumenti degli oneri bancari e gli aumenti delle autostrade pagheranno questo aumento IRAP. Così non funziona ed è quello che ha detto questa mattina Forza Italia non partecipando a questo voto e a questa farsa. La Commissione Bilancio in sede legislativa ha modificato la legge sull'IRES, Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte, che potrà lavorare per enti terzi e avrà nuovi compiti sulla valutazione dell'efficacia delle leggi. L'attività conciliativa del Corecom nel 2015 ha permesso di restituire 2,3 milioni di euro a cittadini e imprese piemontesi grazie all'81% dei contenziosi risolti. Le udienze portate a conclusione sono state 4.038. Bruno Geraci, presidente Corecom Piemonte. Nel 2015 molti risultati raggiunti dal Corecom. Abbiamo restituito ai cittadini che si sono rivolti a noi 2 milioni e 300 mila euro. Siamo riusciti a portare in tutte le province piemontesi, attraverso la web conference, la possibilità che i cittadini non debbano più venire da noi. Basta mezz'ora per uno screening gratuito al seno che può salvarti la vita. È il messaggio della campagna informativa di prevenzione realizzata dall'ANDOS, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, presentata in Consiglio regionale in occasione della giornata mondiale contro il cancro. 45 maschere di carnevale decorate da personaggi della cultura, dello spettacolo e dello sport sono esposte nell'atrio di Palazzo Lascaris fino al 12 febbraio. Il ricavato servirà a dotare la città di Santhià, sede del carnevale più antico del Piemonte, di alcuni defibrillatori. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.